grazie all'impegno di tutti i volontari, di tutti gli amici dell'associazione Amici di Lorenzo, che questo torneo ormai da 12 anni si può realizzare. Quest'anno abbiamo raggiunto un tassello importante perché oltre ad aver fatto un torneo e realizzato un torneo di elite, quindi con le migliori realtà nazionali del rugby under 18, abbiamo avuto anche l'onore di poter avere come spettatore Marzio Innocenti, presidente della Federazione Italiana Rugby, e tutte le alte cariche della federazione, nonché un calorosissimo pubblico che nonostante il meteo incerto ci ha voluto dedicare omaggiare della sua presenza e ci ha riscaldato il cuore. E ricordare Lorenzo oggi è un onore. Stiamo cercando di creare un appuntamento fisso, bello, di alto livello all'Aquila per riuscire a trasmettere la cosa più importante, che lo sport passa dai giovani, e quindi riuscire a poter realizzare un torneo di livello che possa permettere di portare il rugby anche a chi magari il rugby non lo vive tutti i giorni. Perché poi parlando sempre solo con gli appassionati è facile scendere Ma aspetta. guarda, ti posso, ti interrompo mentre trovi probabilmente la parola giusta. Io ho fatto venire mio figlio e quindi possiamo tranquillamente proprio usare questo esempio. Mio figlio è quello che si definisce un calciofilo, sia a livello di tifo che a livello di sport praticato. Beh, lui è rimasto affascinato da questo sport, dalla lealtà sportiva, dalla durezza in certe situazioni delle partite stesse. Ma dopo, finita la partita, questo meraviglioso terzo tempo, insomma, veramente lui si è aperto, non conosceva il rugby. Grazie a Lorenzo, grazie a voi, ha conosciuto un mondo nuovo e ha conosciuto, ecco, quello che possiamo definire proprio sport, perché poi lo sport deve essere questo, un'apertura a tutte le altre categorie sportive. In questo modo, come l'ha affrontata lui, e questo è veramente grazie a questa manifestazione che voi avete Sì, organizzato. come hai detto bene tu, alla fine lo sport unisce, è uno dei pilastri fondamentali del rugby è il sostegno, quindi riuscire a sostenere. Ah, una cosa molto importante è che quest'anno abbiamo donato 10 borse di studio insieme all'associazione Luca Moro per poter andare a finanziare, poter permettere di pagarsi un anno di sport a tante famiglie che magari andrebbero a tagliare su quel. A tagliare le spese sul fattore sportivo, che è la cosa più sbagliata, perché lo sport, come la cultura, come la scuola, deve essere alle basi dei nostri giovani, che saranno loro il futuro. Quindi, ecco, andare con questa manifestazione a sostenere lo sport è la cosa più importante. Penso che avete fatto centro. Io ricordo Lorenzo perché chi ti sta facendo questa improvvisata intervista, tu forse non lo saprai, ma io conosco bene tuo padre, ho conosciuto Lorenzo all'epoca. Conoscendolo, io veramente penso alla sua fierezza, alla sua felicità nel vedere quello che avete realizzato, sia sotto l'aspetto sportivo, ma poi proprio sotto l'aspetto emotivo e di questa, tra virgolette, beneficenza, perché poi alla fine di questo si tratta, perché queste borse di studio sono state anche molto toccanti durante la premiazione, e quindi questo spiega veramente diciamo, il significato della vostra manifestazione. E io, ecco, per me, da parte dell'Aquila Blog, per il quale sto facendo questa intervista, non posso che ringraziarvi. E ecco, spero vivamente di essere nuovamente vostro ospite, essere invitato al 13° Memorial Lorenzo Sebastiani. Sì, la festa adesso continua con il terzo tempo, dopo le partite, come il classico nel mondo del rugby, ma domani sarà riposo, ma già dalla settimana prossima ripartiamo subito con nuove idee e per preparare il 13° Memorial un passo ancora meglio degli anni precedenti, quindi cerchiamo di fare sempre meglio, ad maiora. Perfetto, vogliamo dire un'ultimissima cosa proprio a livello sportivo: è stata una finale bellissima Una tra finale Rovigo stupenda e Livorno, tra è Rovigo e Livorno. una finale veramente Sì. spettacolare. Sì,
io, come mio figlio calciofilo, ho vissuto in maniera bellissima e coinvolgente, quindi sì, veramente. Sì. È stato bellissimo, è stato veramente una finale di livello.